Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video. Allora, qui sto facendo un refill sulle unghie di una mia amica e le stiamo trasformando in ballerina. Una ballerina non troppo stretta, diciamo che più una quadrata stretta, ecco, insomma, non è proprio una ballerina, comunque. Sto andando a rimuovere il vecchio prodotto e siccome eravamo un po' indecise su cosa fare, alla fine abbiamo deciso di fare, come avete visto dalla foto di copertina, alcune unghie in baby boomer e altre con dei glitter. Per fare il baby boomer in fase di ritocco, ho capito che devo abbassare molto 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 di più il gel, il vecchio prodotto, rispetto a quando faccio magari un monocolore che vado a mettere un gel qualsiasi, che possa essere cover o trasparente, quello che sia. Perché appunto facendo abbastanza spessore sia il bianco che il rosa, poi per creare appunto l'effetto baby boomer, ho bisogno di avere una superficie più sottile. Vado ad utilizzare la base Sokoff di Madame Glam. Lo sto facendo ultimamente su un po' di persone e anche su di me, che ho le unghie da 4 settimane e non succede assolutamente nulla, anzi tiene benissimo. E non ho messo neanche il primer perché comunque in una base, essendo appunto base, c'è anche una quantitativo di primer che aiuta appunto ad aderire il gel con l'unghia naturale. Quindi vado a mettere appunto il gel di base e poi sono andata in lampada. Allora, alla fine abbiamo deciso di fare il mignolo e l'anulare normali, cioè normali, non baby boomer. E quindi sto andando a fare il ritocco come farei per unghie in monocolore e sto andando appunto a fare, sto utilizzando questo gel che è un gel della mia vecchia linea, questi purtroppo non ne ho più, se vi viene in mente di chiedermelo. Ed era un gel tissotropico. Allora, io ho mischiato anche questo perché era talmente tanto duro che alla fine lo trovavo troppo duro e quindi ci ho messo un pochino di un altro gel clear e l'ho ammorbidito un po'. È comunque rimasto tissotropico perché faccio tutte e quattro le unghie insieme quando ne ho bisogno e non si muove. Però mi dà modo di autolivellarsi. Invece qui nelle unghie dove andrò a fare il baby boomer, con questo bianco di Terzio che è lo 001, vado appunto, comincio a fare il baby boomer in acrygel, perché come vi sto dicendo ultimamente, e piano piano che li sto facendo e mi sto allenando, trovo che fare il baby boomer direttamente in struttura piuttosto che andarlo a disegnare sopra ci fa risparmiare, ci fa perlomeno a me fa risparmiare più tempo e preferisco questo metodo. Quindi ci metto magari un momentino in più nel costruire la struttura, ma poi al momento che ho limato, quando ho limato ho finito e non devo andare con la spugnetta o con il pennellino a fare questa sfumatura che una volta viene, una volta non viene, insomma, io per quanto mi riguarda ho deciso che il baby boomer lo faccio così, in struttura e con acrygel, perché sempre secondo me, ragazze, qui è tutto soggettivo, cioè sempre secondo me con acrygel mi viene più facile. Qui il bianco si era un po' spaparacchiato, ma insomma,
quando la quantità è così, diciamo che la pallina è tutta così grossa, tende un pochino a cadere, ma una volta che poi il prodotto è steso non si muove. Quindi praticamente mi creo un French orizzontale bello quadrato e poi vado a sfumare l'attaccatura, il bordo. E trovo che in questo modo mi trovo più comoda, mi sto trovando più comoda a farlo in questo modo. Adesso comincio a creare la sfumatura, sempre di terzo. Sto utilizzando questo acrigel che appunto avete visto è il numero 03, no 03, 3. Ho anche il 7 e devo provarci perché non ci ho ancora provato ad utilizzare il 7. Allora, qui nell'indice si era rotta l'unghia e come avete visto sono andata a misurare se la cartina si adatta al iponicchio della mia amica e no, non si adatta. Purtroppo non ho fatto il taglio in camera, ma come si può notare, praticamente ho fatto una U nella nail form in modo che si possa adattare meglio e che tutta l'unghia sia coperta. E poi sto continuando, ho praticamente allungato con il bianco direttamente, come vi ho fatto vedere nel video proprio dove facevo solamente il baby boomer. Ve lo lascio qui in alto a destra se vi è sfuggito quel video. E poi vabbè, sto facendo appunto una mano, un dito, poi un dito, poi un dito, insomma, per andare avanti col lavoro. E questo, come vi dicevo l'altra volta, questo acrigel mi viene comodo per fare il baby boomer perché non è totalmente coprente e mi facilita abbastanza la sfumatura. E poi, come vedete, praticamente me lo sposto avanti e indietro per creare già l'apice al punto dove mi interessa. Ecco qui appunto ho allungato con il bianco con acrigel direttamente e poi anche qui continuo a fare tutta la sfumatura. Vi ho lasciato tutti questi pezzi sperando che non vi annoiate, così perché anche io quando guardo i video delle altre persone, specialmente del baby boomer, mi piace tanto guardare come si crea questo effetto.
Ok, adesso una volta uscita dalla lampada mi vado a pulire l'unghia sotto. In questo caso vi dico nei video a volte, per esempio l'ultimo che ho pubblicato, quello dove facevo il refill a mia mamma, che su di lei non ho bisogno di andare a rimuovere totalmente l'unghia naturale perché le sue unghie non si staccano a lungo andare dal gel. Invece anche con questa mia amica abbiamo deciso, questa mia amica che tra l'altro è onicotecnica e quindi insomma parliamo la stessa lingua, abbiamo deciso che era il caso di andare a togliere proprio l'unghia naturale. E quindi con questa punta conica di grana media mi sto andando a fare questo lavoro. Allora, come faccio sempre, mi sto dando la lunghezza e sto squadrando bene la forma con la lima manuale e poi andrò ad utilizzare la punta fresa, la mia adorata bambina, come le chiamo io, quella in grana extra fine. Ecco qui la punta, questa è la punta di sicurezza grana extra fine con la quale faccio sempre questo lavoro, ormai non posso più farne a meno. Anche durante la stesura del rosa, non so se avete fatto caso, che la punta la vado un po' a pulire se vedo che ho messo troppo rosa anche in punta, perché dopo se devo andare a limare per far riuscire il bianco, mi succede che vado a rovinare la struttura. Quindi anche in fase di costruzione cerco di pulire il più possibile la parte bianca. E poi con la limatura ovviamente un minimo riesce fuori, ma se è troppo coperta rischio che non mi esca più sto bianco. Quindi nelle unghie con il baby boomer vado a uniformare ancora meglio tutto il colore con questo semipermanente, che è un semipermanente, è un rosa trasparente al quale io ho aggiunto del bianco per renderlo un po' più coprente. Adesso su queste due unghie sto andando a mettere la base, la gel, il Sokoff, la base di Madame Glam, ma tranquillamente si può fare anche con il sigillante.
e non sono andata in lampada e ci vado ad attaccare sopra tutti questi glitterini. Con il dito proprio premo affinché i glitter si possano incapsulare nel prodotto e mi vado a pulire subito prima di andare in lampada i laterali, perché una volta che poi è polimerizzato è difficile, sono difficili poi da togliere e il sigillante rischio che non mi sigilli bene i bordi. Quindi uscita dalla lampada vado a spolverare energicamente i glitter che non sono aderiti e con il sigillante di Terzio, che ve lo sto facendo vedere ultimamente perché mi trovo veramente benissimo con questo sigillante, vado a chiudere prima le unghie che sono in Baby Boomer e poi mi vado a chiudere quelle altre che sono glitterate. Come al solito faccio anche qui una doppia passata, doppia ma non andando in lampada, cioè la faccio doppia nello stesso momento e poi faccio girare la mano in modo che il prodotto si livella. Qui ho fatto la doppia chiusura, quindi adesso ho messo la prima e sono andata in lampada e poi ho fatto anche la seconda perché i glitter rimanevano troppo, si sentivano troppo sotto al dito, rimanevano un po' alzati. E quindi ho fatto la doppia chiusura. Come al solito i peli che si creano dal nulla. Anche qui giro e questo è il risultato finale. Siamo state molto contente di questo risultato, ci è piaciuto molto a tutte e due. L'ho vista ieri questa mia amica, è ancora tutto lì, è ancora tutto a posto. E questo è appunto il lavoro finito. Spero che vi sia piaciuto. Regalatemi un bel like se è stato così. Iscriviti al canale se sei passata qui per caso, benvenuta. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!